Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi realizziamo un evento che è consueto nella tradizione del lavoro universitario e che a maggior ragione quindi ci fa piacere organizzare. Un evento di benvenuto per le studentesse e gli studenti che hanno iniziato a frequentare le lezioni questa settimana ed è un evento che propone un'iniziativa, io ritengo particolarmente importante. Un'iniziativa di cui ringrazio innanzitutto il collega Sergio Scamuzzi che ha avuto l'idea e ne ha seguito la realizzazione insieme al Marino Feis e a Katia Morelli e ringrazio loro insieme a lui per aver dato vita a questa idea. Qual era l'idea? L'idea è quella in qualche modo sintetizzata nel titolo, un dipartimento in mostra. Dipartimento in mostra perché espone opere sui temi della sua didattica e della sua ricerca, perché si mostra nella ricchezza della sua multidisciplinarietà, perché dimostra come si possa fare università in modo che è anche innovativo. Innovazione è una delle parole chiave del nostro Dipartimento di Cultura e Politiche. Abbiamo cercato negli anni di realizzare questo obiettivo lavorando sull'integrazione tra le tre diverse dimensioni e finalità che l'università persegue, cioè quella della didattica, della ricerca e della cosiddetta terza missione, ovvero del dialogo con tutto che sta intorno all'università. Questa mostra è anche un esempio di integrazione in diverse dimensioni. Innovazione nel modo di guardare ai contenuti, ai metodi del nostro lavoro e innovazione nel modo di recuperare non solo l'interdisciplinarietà, ma la profondità storica che sta dietro ai fenomeni che noi studiamo. Presentare i temi della ricerca sociale e della didattica che di questa ricerca condivide con gli studenti i contenuti attraverso delle opere d'arte. È un modo non solo innovativo dal punto di vista del metodo, ma che restituisce come nel tempo cambia la rappresentazione dei fenomeni. Certo, per suggestioni, non in modo sistematico, ma aprendo lo sguardo a questa dimensione. Io credo che uno dei temi sui quali varrebbe la pena di riflettere, ad esempio, sarebbe quello del rapporto tra la centralità che da sempre le immagini hanno avuto nella rappresentazione dei fenomeni sociali, nella produzione dei simboli, nell'iconografia delle società, e la pervasività che oggi le immagini hanno nella nostra realtà, noi diciamo con una formula ormai anche consumata e abusata che viviamo in una società dell'immagine. In che modo l'esperienza di vivere in una società dell'immagine cambia? Ma mi fermo qui perché i relatori sono molti, sono estremamente interessanti e quindi lascio. Grazie e buon lavoro a tutte e a tutti. Grazie molte. Allora, quello che presentiamo oggi è nato dall'idea di arredare con dei quadri, dei corridoi di un dipartimento, il nostro al terzo piano, al primo del CLE, che erano un po' spogli. Però ci è sembrato subito che fosse insufficiente una soluzione di puro ornamento per rendere più gradevole un luogo. Ci è parsa un'occasione da cogliere per esprimere che cosa si fa in questo dipartimento, che didattica si fa, che ricerca si fa su alcuni grandi temi, scegliendo quindi opere di arte figurativa che in qualche modo riflettessero questi temi. In che modo però allora queste immagini entrano nell'attività e tante altre simili ad esse, è solo una scelta quella che abbiamo, entrano nell'attività di un dipartimento? Beh, anzitutto come ausilio didattico. E la giornata di oggi farà vedere alcuni esempi su alcuni pochi grandi temi che animano la didattica e la ricerca, naturalmente, del Dipartimento, la natura dell'università è tenere insieme didattica e ricerca in modo molto stretto, per esemplificare questo possibile uso e rapporto. Seguirà tra un mesetto circa un seminario di approfondimento sugli usi della ricerca. Il tema molto importante evocato adesso dalla direttrice
sarà uno dei focus di discussione tra colleghi da quali speriamo di poter trarre future indicazioni. La sinergia tra didattica e ricerca, da origine alla scelta di oggi, presentare un dipartimento, le sue ricerche e la sua didattica insieme, attraverso alcune immagini, alcuni concetti chiave, largamente trasversali a molti nostri insegnamenti, a molti nostri corsi di laurea. L'ambizione sarebbe dimostrare a chi ascolta questa e segue questa manifestazione, un'ennesima volta dare una piccola dimostrazione a che cosa serve la cultura. La cultura serve a far parlare mondi diversi, serve a far parlare linguaggi diversi tra di loro, a fare delle traduzioni, no? Il risultato, speriamo, di mettere insieme arte e ricerca è una rappresentazione più varia e più ricca di significato del sociale. Vorremmo cominciare a darne qualche piccola dimostrazione. Con i temi sociologici, politologici, antropologici di cui in questa occasione vi offriamo un saggio e che in una forma più articolata sono presenti nella mostra che è disponibile online oltre che fisicamente. Quindi ci auguriamo prima o poi che tutti abbiano l'opportunità anche di fare due passi al terzo piano e al primo del campus Einaudi di 3 di 4. Lascio la parola a Margherita Mateis che vi illustrerà questo percorso da cui oggi scegliamo 5 momenti. Prego. Buongiorno a tutti. Il mio sarà un percorso, un affresco del nostro percorso che è piuttosto complesso e un percorso a volo di rondine. Dunque, innanzitutto le opere d'arte, perché abbiamo scelto le opere d'arte? No? Le opere d'arte producono emozioni, intanto, interrogazioni, allargano i confini del pensiero attraverso provocazioni sensibili, dunque emozionali. E gli storici delle annali ci hanno insegnato che i documenti, le fonti, ci parlano tanto più sappiamo porre loro delle domande e le opere figurative ci stimolano in questo senso. Per questo motivo l'arte diventa uno strumento complementare ai risultati degli studi scientifici. È un'integrazione dialettica, nel senso che parlano tra di loro e si confrontano. Arte e produzione scientifica. L'artista esprime il suo punto di vista. Ci provoca e spesso le opere d'arte sono uno spunto su più temi. Questo nostro percorso, come dicevo prima, si snoda attraverso i grandi temi dei corsi del Dipartimento di Culture, Politiche e Società. E vi farò qualche riferimento esemplificativo. Partiamo dal tema dell'innovazione tecnologica, che è presente nelle opere di ispirazione, è presente in diverse opere, ma nelle opere di ispirazione futurista della pittrice russa Natalia Goncharova, Infernal Léger. Opere che voi potrete ammirare, apprezzare, esposte nel nostro dipartimento. Qui sia il ciclista che i dischi nella città, che sono i titoli e i soggetti delle opere, ci raccontano che la velocità e il movimento diventano nel primo Novecento i simboli positivi della modernità e della modernizzazione. I fenomeni legati all'urbanizzazione sono però duali, hanno una doppia faccia. La città diviene anche un luogo popolato da marginalità, da ghettizzazione, da rivolte urbane. Come ci mostra l'opera di Gilbert e George, Are You Hungry o Are You Born? La stessa tecnologia, che per Goncharova e Léger sono un segno di progresso, viene però da altri interpretata e vissuta come un pericolo che mette a repentaglio la propria vita. Alcuni ex voto, raccolti da Renato Grimaldi, ci mostrano incidenti sul lavoro, che fortunatamente non sono costati la vita ai lavoratori, incidenti in un'industria tessile, e questo ci richiama ai tristissimi fatti di cronaca dei nostri giorni. E incidenti nel settore dell'edilizia. In queste opere d'arte popolare, in cui si ringraziano Santi o la Madonna, la cultura operaia attinge alle risorse della cultura religiosa contadina. Poi abbiamo il tema, il grande tema delle diseguaglianze sociali. Le diseguaglianze sociali sono evocate e denunciate dall'opera di Grotz, Giornata grigia, così come l'opera di Picasso, Poveri in riva al mare, esprime il tema della povertà e della vergogna e stigmatizzazione che tale condizione a volte comporta. Anche la drammatica grande carestia irlandese trova spazio nell'opera a lei
costituiscono territori di indagine della ricerca del Dipartimento. La fabbrica, con la sua organizzazione taylorista del lavoro, magistralmente descritta da Diego Rivera nel suo murale sull'industria di Detroit, e l'urbanizzazione impongono nuove necessità. I tempi della donna, quindi la conciliazione tra il lavoro e la famiglia e l'importanza del lavoro per la donna, che sono all'origine del movimento femminista, sono ricordate dal manifesto del Labour Party, in cui si invitano le madri lavoratrici a votare. I temi delle diseguaglianze di genere ci richiamano al tema del razzismo e delle sue lotte. Abbiamo una splendida opera di Shepard Fairey, in cui è riprodotta l'attivista femminista afroamericana Angela Davis nella sua fierezza ed eleganza. E questo quadro evoca fortemente questi temi. Abbiamo poi l'iconico, un po' il nostro simbolo, il ritratto di Obama, realizzato sempre da Shepard Fairey durante la campagna politica del futuro primo presidente afroamericano degli Stati Uniti, che ci mostra un efficace esempio di comunicazione politica. Urbanizzazione e industrializzazione ci ripropongono con urgenza il tema dei consumi e dei rifiuti. Quindi abbiamo rifiuti rutilanti di consumi che sono trasportati dall'onda pop della pittrice giapponese Tomoko Nagao. E questa è la cosiddetta sfida dell'antropocene, di quest'era in cui l'uomo ha inciso pesantemente sul sistema Terra. Una sfida per i sociologi dell'ambiente, i geografi sociali e per tutti gli studiosi. Un richiamo al tema della biodiversità ci giunge dal grande coniglio di Roa, questo artista della street art che dipinge animali nelle varie periferie che contribuiscono alla rigenerazione urbana. Ne abbiamo anche uno a Torino. E le sue opere ci fanno riflettere sulla necessità per l'uomo del rapporto con gli animali, i quali, nonostante la loro marginalizzazione o eliminazione, continuano a costituire un richiamo profondo. Abbiamo poi uno splendido esempio di uomo totalmente integrato con la natura e riconciliato con il cosmo, che ci proviene da uno dei massimi esponenti della pittura contemporanea congolese, Pierre Bodo, in cui una donna, come un albero, nasce dalla terra e dai suoi capelli rami nascono frutti che verranno raccolti e accolti da uomini e animali. Una madre terra, infatti il titolo è Omage alla Mamma. Anche l'universo mitologico aborigeno australiano è raffigurato dal collettivo di artisti aborigine del Tikapukai Cultural Park come abitato da forme sia umane sia animali. Quindi gli universi culturali africani e le culture native sono dei temi di interesse antropologico. Il mondo contemporaneo, e che chiudo, è stato ed è attraversato da guerre. In Medio Oriente, in Africa, i bambini soldato combattono armati da chi sottrae loro l'infanzia. L'opera di Bansky, Crayola Shooter, in cui vi è un bambino armato di mitragliatrice, inserito in un prato animato da fiori e farfalle, disegnati come disegnano i bambini, quindi un contrasto molto forte, ci provoca, ci interroga e ci motiva a riflettere. Anche il tema della violenza è di interesse dei ricercatori di DCPS. Proprio ieri, passando davanti a una sede di Emergency, ho visto dei disegni di bambini sui temi della guerra. E un disegno riportava la seguente frase, ho fotografato il disegno. L'arte deve sopprimere la violenza. Il mio augurio è che questa mostra possa anche andare in questa direzione. Grazie. Grazie Margherita di questa bella presentazione, di un bel lavoro che abbiamo fatto insieme con grande divertimento e interesse. E la parola allora ai colleghi che si sono resi disponibili a esemplificare a partire da un'opera lo stimolo ricevuto per presentarci un grande tema di ricerca, di didattica del nostro dipartimento e il taglio particolare che esso assume tra di noi. Prego, Luciano Paccagnella, docente di sociologia della comunicazione e della conoscenza, avrà il tema tecnologie e ICT. Quindi dicevo grazie Sergio e Margherita per questa splendida iniziativa, grazie Franca per l'introduzione,
Cominciamo subito parlando di Matrix. Matrix 99, che forse, immagino, abbiamo visto tutti, 4 premi Oscar, scritto e diretto dalle sorelle Wachowski, che però all'epoca erano i fratelli Wachowski. Caso interessante di persone che hanno attraversato un processo di trasformazione. Matrix parla anche di questo, è stata descritta la metafora della trasformazione, della scelta, della dimensione della scelta, anche attraverso la tecnologia. Il film, vi ricordate, parla di questa doppia realtà, no? La realtà reale, tra virgolette, e la realtà di Matrix, fatta dalle macchine sugli uomini. Negli ultimi 20 anni anche le società occidentali sempre più spesso vivono questa doppia dimensione, in questo caso non tanto di una realtà fittizia, ma in qualche modo di un doppio binario, che è quello dell'online e offline, che tutti ormai ci siamo abituati a percorrere. E in particolare in questo ultimo anno e mezzo la pandemia ha dato un'accelerazione formidabile al trasferimento talvolta di quote crescenti della nostra vita sociale, professionale, da una dimensione tradizionale come quella in cui ci troviamo oggi. Io sono anche un po' emozionato di ritrovarmi dopo mesi a parlare fisica con di persone in carne ed ossa davanti a me. Ma sempre più spesso in questi ultimi anni e mezzo ci siamo trovati in realtà a produrre la nostra esistenza in una dimensione che non è fittizia, non è irreale, è perfettamente reale, ma è in un'altra dimensione, una dimensione online. E quello che ci dobbiamo chiedere come scienziati sociali, come sociologi, politologi, antropologi, proprio nel momento in cui la nostra società e tutti noi siamo comunque sempre più proiettati all'interno di una dimensione online, è chi controlla questa dimensione. E qua di nuovo torniamo al film Matrix. Vi ricordate una delle scene che sono entrate un po' nella storia del cinema, ed è proprio la scena che ha fruttato l'Oscar per gli effetti speciali di Matrix, è la scena del protagonista Neo, Keanu Reeves, che a un certo punto inizia la sua riscossa sui cattivi con fermando le pallottole, no? E quella è la scena dell'Oscar, in cui la camera poi gira intorno al protagonista e si vedono le pallottole che si fermano a mezz'aria e lui con un gesto le fa cadere al suolo. E da quel momento lui inizia a vedere Matrix attraverso quello che gli informatici potrebbero chiamare il codice sorgente, cioè le leggi costitutive, la struttura, i dati fisici, gli algoritmi di Matrix. E facendo questo riesce a violare le leggi della fisica di quell'universo. Riesce a piegare lo spazio, il tempo, riesce a fare cose incredibili, no? E da quel momento inizia la riscossa, diciamo così, buoni, tra virgolette. Ecco, anche questa è una metafora, in realtà, di qualcosa di fronte a cui ci troviamo di fronte sempre più spesso oggi. Cioè, proprio la pandemia ci ha proiettati sempre di più, non semplicemente in una dimensione online, ma in una dimensione online della quale non abbiamo o abbiamo sempre meno il controllo. Quindi in questo, e lo dico proprio concretamente in termini molto pratici, in questo momento siamo proprio non moltissimi in questo spazio fisico, ma chi ci segue nella dimensione online lo fa attraverso una piattaforma che è Webex, che è in un certo senso una Matrix, perché Webex, come sappiamo, è una piattaforma privata, quindi Cisco, di un'azienda multinazionale americana, sulla quale noi non abbiamo controllo, cioè nel senso noi non abbiamo controllo su cosa Webex decide che è possibile fare all'interno di questa piattaforma.
sarete accorti, dico ai colleghi ma anche agli studenti che hanno seguito le lezioni su WebEx nell'arco di questo anno e mezzo, che nel corso dei mesi WebEx ha talvolta cambiato la sua interfaccia. Quindi vi ricordate, sono state inserite anche delle cose banali, no? Come la possibilità di reagire con le faccine, con le emoticons, no? E qua viene a chiedersi quali emoticons, no? Quali emoticons, quali faccine, quali emozioni, tra virgolette, WebEx, ovvero Cisco, ha deciso che possono essere espresse in questo ambiente. Oppure, ricordate quando è stata aggiunta la funzionalità delle sessioni interattive, cioè quello che ci serve per fare, per esempio, gruppi di lavoro. No? Anche questa è una funzionalità che è stata aggiunta da WebEx bontà sua, ma non dopo un dibattito, una discussione, una decisione in qualche modo collettiva. E queste sono cose molto banali, naturalmente. Ma però se noi le proiettiamo su orizzonte un po' più ampio, ci rendiamo conto che anche Facebook, anche Google, anche Instagram funzionano allo stesso modo. Quindi noi sempre di più leggiamo la realtà attraverso le notizie che ci vengono, che vengono selezionate per noi da queste piattaforme. Le ricerche dicono che tendenzialmente le persone tendono ad informarsi sempre di più attraverso il newsfeed Facebook e relativamente sempre di meno attraverso i giornali o gli organi di informazione più tradizionali. Quindi questo in qualche modo è inevitabilmente modella l'immagine della realtà che noi abbiamo. Ma di nuovo questa immagine è in realtà deformata da filtri, da lenti che filtrano le notizie. Noi sappiamo che le filtrano per esempio sulla base delle nostre preferenze, ma non sempre e non solo. In realtà è molto molto complesso l'algoritmo che regola questa lente, ma la cosa peggiore è che noi sappiamo che questo algoritmo esiste, quindi noi sappiamo che stiamo osservando una realtà in qualche modo distorta, tratta su misura per ognuno di noi, perché ognuno di noi la vede in modo leggermente diverso. Ma voi sapete che se facciamo la stessa ricerca per parole chiave su Google, usando le stesse parole chiave, Google ci restituisce dei risultati che sono leggermente diversi per ognuno di noi. Quindi sono lenti personalizzate. La cosa peggiore è che noi però non sappiamo qual è il livello di distorsione di queste lenti. Cioè l'algoritmo, gli algoritmi di selezione sono segreti, sono proprietari, sono proprietà intellettuale delle società che gestiscono queste piattaforme. Allora, qui io penso che anche noi come scienziati sociali, ripeto, abbiamo un po' a questo punto la responsabilità morale di cercare di fare come Neo, cioè di cercare di vedere la struttura che sta dietro queste piattaforme, chiedendo anche attraverso il dibattito politico, chiedendo di avere accesso, di avere voce in capitolo, di tornare a partecipare all'interno di un dibattito democratico sulle scelte che vengono messe in atto, perché sono scelte che, per quanto partono da cose banali come quali faccine mettere su WebEx, in realtà poi arrivano a condizionare cose, fenomeni molto 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 più grossi. Devo ricordare qui per esempio il caso di Cambridge Analytica, cui è stato attribuito anche addirittura l'esito dei iniziali americani, quindi si arriva a parlare di cose grosse. A me sembra che ci sia bisogno di una maggiore consapevolezza su questo. Il PNRR, se avete letto, parla molto di innovazione, di tecnologia. La parola d'ordine del PNRR su questo è cloud first, ma io sono andato a leggermi la parte relativa in cui parla proprio delle pubbliche amministrazioni, della pubblica amministrazione nazionale che dovrebbe definitivamente migrare sul cloud, ma non si pone il problema di quale cloud, perché al mondo attualmente gli attori che sono materialmente in grado di offrire soluzioni in cloud sono solamente tre: sono Google,
Amazon e Microsoft e nessun altro. E perfino quando il PNRR parla di polo strategico nazionale, in realtà, se si va a leggere meglio, parla di soluzioni che sono in via di costruzione, perché non esiste ancora questo polo strategico nazionale, soluzioni che sono in via di costruzione da parte sì di aziende nazionali, che sono TIM, Fincantieri e Leonardo, ma che guarda caso hanno appena annunciato di essersi, di aver stretto degli accordi di partenariato con chi? Con Google, con Microsoft e con Amazon. Io penso che non, proprio come in Matrix, noi dobbiamo un po' prendere in mano le scelte che siamo chiamati a fare, quindi non delegare le scelte relative alla tecnologia ai tecnici, perché i tecnici lavorano con una razionalità che è tecnica, quindi la cosa, la tecnologia più efficiente o più economica è quella che poi vince, è quello che è successo anche un po' delle università italiane, che tutte, in occasione della pandemia, tutte con l'unica eccezione in Italia del Politecnico di Torino, hanno adottato soluzioni come Webex. Ha usato Webex, usa Zoom o Meet, che comunque sono sempre soluzioni dei soliti. Ma questo è molto razionale da un punto di vista tecnico, perché sono soluzioni che costano molto poco e funzionano molto bene, considerata la complessità. Costano poco e funzionano bene, ma non possono essere questi gli unici criteri da tenere presente quando si scelgono soluzioni di questo tipo. Cosa, secondo me, fondamentale rimane la capacità di NIO di fermare i proiettili e di leggere tra le righe o tra i codici il mondo analogico in cui sempre più spesso siamo chiamati a vivere e a quanto pare anche adesso che stiamo finalmente uscendo, auspichiamo tutti da questa fase di emergenza, in realtà ci rendiamo conto, ci stiamo rendendo conto, questa dimensione è destinata a restare in qualche misura. Si tratta ovviamente anche di un tema di democrazia, tutto sommato, cioè di chiedere di avere voce in capitolo, di essere informati al fine di poter compiere delle scelte tutti insieme. Io credo che posso, ovviamente ci sarebbero moltissime altre cose da dire, ma posso forse fermarmi qua, anche perché in questo modo questo mi permette di lasciare il testimone proprio a Giuliano Boba, che ci parla, credo, proprio di democrazia, tra le altre cose. Grazie a tutti. Grazie Luciano, la parola a Giuliano Boba. Chi si occupa di democrazia, di questa parola chiave, in questo dipartimento ha sulle spalle un'eredità importantissima, che si chiama Luigi Einaudi, che si chiama Norberto Bobbio. Però ha anche un dovere di risposta a problemi attuali. Vediamo come ce la caviamo. Grazie. Beh, quella istituzione ovviamente mette subito a proprio agio, perché tanto. A parte gli scherzi, a parte le battute, grazie di questo invito, grazie di questa iniziativa, perché effettivamente quando all'inizio abbiamo visto queste opere venivamo poco in dipartimento, apprezzavamo poco. Secondo me adesso che possiamo finalmente riviverlo, speriamo di poterlo continuare sempre di più, credo che sia esteticamente appagante, ma come avete già bene messo in risalto, le opere d'arte servono, no? E quindi averle di fronte uno stimolo che pianamente ci può aiutare. Ecco, democrazia, questa parola che è interessante, perché tutti, società, tutti i nostri studenti, anche prima di iniziare a fare un corso di scienza politica, stanno in questi giorni, sanno che la democrazia, rispondono, il popolo. E bene, sì, certo, questo è, come dire, il senso comune di questa parola.
che richiama a qualche elemento di uguaglianza. Questo è un elemento. Robert Dahl nei suoi studi, quando va proprio a trovare essenziali, no, delle prime tendenze democratiche, nota come già nelle esperienze tribali emerge la tendenza all'uguaglianza nella contrapposizione tra noi e gli altri, e quindi noi che in qualche maniera ci siamo uguali. Ovviamente la democrazia richiama quasi automaticamente l'idea di Atene, e quest'idea, questa vulgata, che poi da lì, insomma, la democrazia era la democrazia diretta, la democrazia si è evoluta, è arrivata fino ai giorni. Allora, sappiamo benissimo che se guardiamo in realtà a quali sono stati i regimi governo prevalenti, la democrazia ha avuto uno spazio, pur anche volendo considerare appunto democrazia come quella ateniese, al pari di regime contemporaneo, cosa che ovviamente non era, oppure le esperienze della Repubblica Roma, o in anni poi, diciamo, più recenti, ma stiamo parlando del intorno all'anno 1000, no? Abbiamo le esperienze delle città-stato in Italia, dei vichinghi, della Svezia, poi. Però sono dei piccoli punti, qualche centinaio d'anni, che troviamo qua e là, da dove invece per molto tempo i governi più naturali sono sembrati legati o alla monarchia, oppure all'oligarchia, qualche forma di oligarchia, o al limite di aristocrazia. Quindi, perché no, non c'è stata un'evoluzione. La democrazia è stata inventata e reinventata molte volte, delle volte in cui l'umanità si è trovata nelle condizioni, si è trovata nelle condizioni che permettessero lo sviluppo di quelle condizioni necessarie, in qualche misura. E da questo punto di vista le opere di Shepard Fairey sono, io penso, molto rilevanti, molto significativi. Questa probabilmente è quella più famosa, ritrae Obama. Si potrebbe parlare di Obama, si potrebbe parlare della campagna elettorale di Obama, dell'uso dei social media, lì è quello che viene anche un po' richiamato. Però secondo me un punto interessante è il titolo di questo di quest'opera, che è Hope, ed è la speranza che in quel momento Obama rappresentava per le minoranze, per in quel momento immaginava per il mondo intero. Vi ricorderete che il Nobel per la pace, probabilmente un po' regalato, si direbbe in gergo sportivo, no? Però effettivamente quel Hope sta a indicare questo un elemento cruciale. Ricordiamoci che si tratta di un artista che fa street art e che quindi, per esempio, questi manifesti hanno una diffusione che, se mi collegare a Luciano, potremmo dire virale, virale, ma nel mondo reale, non soltanto nella dimensione digitale dei social. Effettivamente le città vennero tappezzate da questi manifesti, a contribuire alla campagna di Obama in maniera illegale, perché erano affissioni illegali, come viene spesso, no, per la street art, e Obama, quindi non Obama ammise mai di essere in contatto. Obama, una volta eletto, ringraziò poi l'artista, ringraziò per essere diventato parte, diciamo, di opera. Chiaramente, insomma, contribuì anche ad affermarne un'immagine iconica, questa
di fatto è ormai diventata zona non solo di Obama, ma degli Stati Uniti, probabilmente forse qualcosa anche di più. Però appunto, da un punto di vista della democrazia, secondo me questo è rilevante il titolo, così come nelle altre opere che abbiamo qua esposte, quella che ricordavano prima di Angela Davis, ce n'è anche una su che riprende sempre da un punto di vista, diciamo, iconico, qualità, fraternità e libertà. Allora, qual è il punto? Se è vero che tutti abbiamo un'idea generale della democrazia, questa idea generale molto spesso fa sì che sia un contenitore vuoto. Quando pensiamo a democrazia non stiamo veramente pensando, magari noi ricercatori sì, diciamo in generale, anche i nostri studenti, se non si interrogano, e appunto torniamo alla questione che l'arte serve anche a interrogarci, siamo sia, quindi la democrazia è bella rispetto al resto, agli altri regimi possibili, ma non ci interroghiamo effettivamente su quali siano i. E queste opere, no, quindi in questo caso la speranza legata a un presidente che è anche il primo americano, Angela Davis e quindi del movimento delle Pantere Nere, no? Stesso Egalité, Fraternité e Liberté tornano a riempire di significato quel termine che altrimenti tende ad essere davvero un termine usato, abusato, ma anche molto, molto vuoto. E ci riporta, se volete, a distinzione tra democrazia ideale e democrazia reale, che c'è in Robert Dahl, ma che maniera troviamo anche Bobbio, le promesse non mantenute della democrazia. Allora, credo, cogliendo su questo artista e su queste opere, che un punto molto rilevante è proprio il fatto che queste opere possano riempire di significato e anche aggiornare e rendere più intellegibile qualche cosa che altrimenti resta molto teorico, molto sullo sfondo, dato per scontato, e invece in qualche maniera qui grandi temi vengono riportati all'ordine. Grazie molte. Allora, passiamo a un tema che si presenta piuttosto severo, quello della sicurezza delle istituzioni totali affidato a Rosalba Altopiedi. Buongiorno a tutti e a tutte, ringrazio anch'io ovviamente per questo invito e per la possibilità, insomma, di partecipare anche a questa giornata di discussione e di confronto. A me si tocca un tema, diciamo, ma questo è normale per i miei interessi di ricerca, un tema piuttosto duro, per certi aspetti anche, come dire, angoscioso. Il dipinto che vediamo proiettato in questo momento, La Ronda dei Carcerati di Van Gogh, è particolarmente significativo. E vorrei proprio partire dal dipinto e da alcune considerazioni su questo dipinto e su alcune suggestioni che ci rinvia. Ovviamente non lo farò come una critica d'arte, ma come una studiosa di fenomeni devianti e criminali, però è interessante intanto pensare a quando questo dipinto è stato prodotto. Siamo alla fine dell'Ottocento, quindi in un momento in cui in realtà il carcere, per come lo conosciamo oggi, se non altro, si sta pienamente istituzionalizzando, per cui iniziano a
ad esserci esempi, diciamo, innovativi rispetto a quello che era il trattamento dei carcerati prima, e esempi, tra l'altro questo quadro è tratto da una immagine in realtà che gli è stata inviata, perché in quel momento Van Gogh è ricoverato presso il manicomio di Saint-Rémy-de-Provence, quindi è rinchiuso, ed è un'immagine che gli è stata inviata dal fratello Theo, che era figura di Gustave Doré, che era figura proprio un carcere londinese, un carcere che era noto per condizioni durissime di detenzione dei ristretti in questo carcere. Il primo elemento di suggestione che mi pare interessante a partire da questo dipinto è chi sono i soggetti che sono raffigurati. Ora, ovviamente, la mia può essere solo una suggestione, però guardando come sono vestiti, guardando le loro posture, mi sembra di poter dire che rappresentano un gruppo sociale particolare, quelli, diciamo, individui più marginali, individui esclusi, diciamo quelli un po' i vinti, ecco, della società. E questo è un elemento interessante perché mi ha fatto riflettere su quanto in realtà il carcere, pur essendo cambiato moltissimo dalla fine dell'Ottocento, in realtà risulti ancora un contenitore di marginalità, di vulnerabilità estrema. E quindi tutto sommato cambiare per non cambiare sostanzialmente. Questo è uno, tra l'altro, dei temi più cari alla sociologia carceraria, cioè guardare al di là di quello che è l'immagine che ci viene restituita nelle rappresentazioni sociali del carcere, chi in carcere magari non c'è mai entrato. In realtà, dicevo, il carcere è fondamentalmente ancora oggi un contenitore di marginalità, cioè tutte le ricerche ci restituiscono dati impressionanti su chi è ristretto nelle nostre carceri oggi in Italia, limito in Italia, ma non è solo in Italia evidentemente, per i 2/3 sono immigrati, per 1/3 sono soggetti con problemi di tossicodipendenza. Allora l'idea magari molto diffusa che il carcere sia un luogo dove sono ristretti i criminali, forse è un'idea che occorrerebbe discutere e decostruire. Ecco, questo è il primo diciamo elemento di riflessione che mi ha così suggerito la visione di questo dipinto di Van Gogh. L'altro, e ritorno un pochino a quella che ho detto all'inizio, la coincidenza temporale, cioè il fatto che questo è un quadro di fine Ottocento. Perché? Perché in realtà un altro elemento che spesso nel pensiero e nel sentire comune si ritiene che il carcere sia un'istituzione che sempre, che è sempre esistita così come la conosciamo oggi. Assolutamente no. Il carcere prima di questa grande modifica, che è il paradigma, insomma, che direi lo possiamo datare alla metà del XVIII secolo in poi, il carcere in realtà rappresentava un luogo di isolamento per persone che sarebbero poi state sanzionate con pene, in genere pene corporali come il supplizio o quant'altro, con la privazione della vita, ma non rappresentava una sanzione in sé. Il carcere diventa l'istituzione per eccellenza di sanzionamento di comportamenti ritenuti criminali solo nel momento in cui la pena cambia il suo significato, per cui diventa privazione della libertà. Il carcere è lo strumento sostanzialmente con cui la privazione della libertà è evidentemente ottenuta. Ora, occorre riflettere su quello che è la retorica e quello che è l'ideale riabilitativo del carcere. Nella nostra Costituzione l'articolo 27,3 è chiarissimo: il carcere deve avere una finalità risocializzante, rieducativa, eccetera. Ora, in realtà anche in questo caso le ricerche sempre numerose che non solo in Italia sono state condotte, ad esempio su tassi di recidiva dei ristretti nelle carceri, ci dicono, il dato in questo caso è solo italiano, che
la recidiva è pari quasi al 70%, cioè vuol dire che 7 detenuti su 10 che hanno scontato una qualche pena in carcere in realtà tendono a recidivare. Questo è un elemento che è evidentemente estremamente significativo e che dovrebbe far ragionare e almeno sulla trasformazione, se non sull'abolizione del carcere quale istituzione, ma lì si apre un tema enorme che non si può affrontare evidentemente in un intervento molto breve, però il movimento dell'abolizionismo della pena carceraria, un movimento diciamo che nasce intorno alla metà degli anni 60 nei paesi scandinavi, ancora oggi è arricchito di riflessioni. Certamente però quello che occorre riconoscere è che il carcere, che possiamo vedere come dire come la forma estrema del realizzarsi del controllo sociale formale sugli individui, in realtà tradisce profondamente quello che è il suo ideale riabilitativo, e fa dire a qualche studioso come per esempio Vacan che in realtà il carcere è semplicemente una istituzione estrema di punizione della povertà, che questo è un altro elemento evidentemente che ci dovrebbe far riflettere. Però dicevo, il carcere così rappresentato nella sua crudezza in questo quadro, perché queste pareti altissime dove non si vede la fine, queste poche finestrelle, quattro finestrelle insomma che ci sono, rappresentano, ripeto, con le dovute ovviamente cautele, però ancora com'è il carcere oggi, cioè un'istituzione chiusa all'esterno sostanzialmente, abbastanza impermeabile, e la pandemia ha aggravato ulteriormente questa chiusura, perché anche quelle poche diciamo possibilità di apertura alla società civile sono evidentemente venute meno per motivi di garanzia della salute dei ristretti e quant'altro. Tra l'altro anche in questo caso la cronaca insomma dello scorso anno e delle rivolte del marzo e dell'aprile del 2020 all'interno delle carceri ci ha rinviato quella che è una situazione estremamente complicata ancora oggi. Però dicevo, il carcere è solo l'esempio estremo, se vogliamo, del realizzarsi del controllo sociale, perché in realtà il controllo sociale, soprattutto poi temi, poi se lo decliniamo nei temi della sicurezza, barla insicurezza, diventa una questione molto più complessa, soprattutto poi nel filone della cosiddetta sicurezza urbana, che ha avuto grande successo a partire dagli anni 90 anche nel nostro paese, e che ha portato sostanzialmente a che cosa? Quello che ancora sperimentiamo, cioè sperimentiamo sempre più frequentemente nelle nostre città, ad esempio di una sorveglianza continua di tutti i nostri movimenti, quindi videocamere, di cui anche in questo caso non è che conosciamo molto, sì certo c'è una norma che ne regola l'utilizzo, però sostanzialmente come nel panopticon pensato da Bentham, siamo tutti sottoposti ad una sorveglianza, ma noi non sappiamo bene chi ci sta guardando, e questo è un aspetto a volte direi un po' angosciante. Però per l'appunto occorrerebbe forse fare una riflessione, e questo è quello che noi facciamo come sociologi della devianza e del diritto, sia nei contenuti didattici ma sia anche nelle nostre ricerche, da un punto di vista diciamo più ampio, che vada oltre la questione strettamente penale, ma che affronti i temi del controllo sociale anche per istituzioni che sono, così almeno nel sentire comune, non etichettate come istituzioni totali. Una delle ultime degli ultimi esempi, ancora non ci sono ricerche sociologiche su questo, ma ci sono per esempio delle suggestioni invece di tipo giornalistico, anche di romanzi, è come in realtà alcune istituzioni totali come le RSA, quindi parlo di residenze sanitarie, siano
in realtà corrispondenti nei loro meccanismi di controllo a quello che è un'istituzione totale classica, come può essere il carcere o evidentemente il manicomio criminale. Quindi l'invito che faccio a me stessa, ma che rivolgo, diciamo, più in generale anche ai colleghi, è quello di ampliare il campo di osservazione e andare ad intercettare situazioni e organizzazioni che sino a ieri l'altro, diciamo, non ci sembravano necessitanti di uno sguardo scientifico e specialistico, ma che tuttavia secondo me sarebbe invece opportuno adottare anche per l'impegno pubblico che lo studioso poi deve, questa è almeno la mia postura, dovrebbe avere nei confronti, insomma, della società in cui vive. Grazie. Grazie molte a te. E adesso c'è una tematica, concludiamo con due tematiche entrambe piuttosto severe. Come questa che abbiamo appena sentito, Alberto Vanolo sul tema della globalizzazione. Grazie mille. Per chi non mi conosce, sono un geografo, insegno geografia politica ed economica qui in campus, e l'opera che si vede qui è di Claudio Rottaloria, che è un istituto. E probabilmente immagino anche lui in qualche modo appassionato di geografia, si chiama Equatore quest'opera, e non è l'unica della sua serie. Nel 2011 ha fatto una serie di equatori questo artista. Alcune opere sono piccoline, come questa stampa. Alcune sono grosse installazioni ambientali, come per esempio quella che abbiamo nel cortile del campus, quello che scrivo in modo molto... molto semplicistico, un cerchio strano fatto di secchielli, in realtà una sua opera che non porta il titolo Equatore, si intitola Movimento dal blu del mare, ma fa parte della stessa serie. Nelle parole dell'artista, questo segno curvo, che è un segno curvo anche discontinuo, fatto di fratture, evoca un abbraccio ed evoca anche una dimensione del viaggio, sia interna che esterna. Senso utilizza molto delle categorie di grafico, il bianco, classica concetto o suggestione che viene distanza dal movimento. Il rapporto fra arte e scienze sociali è molto stretto, è una contaminazione molto profonda che viene da lontano e probabilmente è particolarmente stretta nel caso della geografia, della mia disciplina. E questo per almeno due ragioni, in almeno due direzioni. Da un lato perché molti geografi si sentono un po' artisti e un secolo fa era molto forte un dibattito, ci si interrogava se la geografia fosse più un'arte o una scienza, questo perché la descrizione di un luogo o il disegnare una carta geografica tante volte sconfinava nel lavoro, non era così distante apparentemente dal lavoro di uno scrittore. E dall'altro lato perché molti concetti che vengono dalla geografia, non sono studiati esclusivamente da geografia, ma molti oggetti geografici hanno contaminato altre forme di creatività, di produzione dell'ingegno, e quindi oggetti come la montagna, il concetto di isola, centro-periferia, sono cose che hanno contaminato molte altre opere, comprese opere artistiche in questo senso. Essa si nutre nella sua descrizione dello spazio di concetti che vengono da altre discipline. È un'ibridazione molto forte quella della geografia, è un tipo di modo di lavorare che ha a che fare proprio col bridare, superare i confini tra le categorie disciplinari. L'oggetto di cui vi racconto qualcosa, cioè la globalizzazione, si presta moltissimo a questo tipo di ragionamento, perché è molto comune per esempio parlare di globalization studies, che è un'espressione che prescinde da qualsiasi contenimento disciplinare, non c'è nessun riferimento alla sociologia, alla storia, all'economia. È un tipo di filone di studi che si occupa appunto di dire qualcosa, capire qualcosa rispetto a questo fenomeno che sembra essere un po' ovunque. Ti parlo di globalizzazione, ma non è chiarissimo cosa sia, non è facilissimo definirla.
Per esempio, è molto difficile stabilire quando ha avuto inizio la globalizzazione. Su questo è stato scritto moltissimo. La parola globalizzazione più o meno si sa quando ha avuto origine, cioè negli anni 60, non si sa bene chi l'abbia introdotta per primo, ma sicuramente viene da una piccola parte del mondo, sono autori francesi e nordamericani che introducono questo termine. Però subito molti autori, legati per esempio agli studi storici, hanno evidenziato come in realtà molte delle cose che descriviamo con la globalizzazione non sono così nuove, ci sono sempre stati, e quindi si parla spesso di globalizzazioni al plurale. E quello di guardare alle linee di continuità di un fenomeno è una classica strategia delle scienze sociali molto fruttuosa, perché ci permette di superare l'idea che ci troviamo davanti a qualcosa di completamente nuovo, incomprensibile, indescrivibile. È molto più stimolante cercare di guardare invece le continuità, le micro traiettorie evolutive dei fenomeni. E questo ci permette anche in qualche misura di essere meno spaventati dal cambiamento. E quindi il movimento di persone, di capitali, di informazioni, di idee, di stimoli artistici da una parte all'altra del pianeta è un qualcosa che esiste da sempre, è vecchio come l'umanità, e la globalizzazione sicuramente ha introdotto degli elementi di novità, ci sono delle trasformazioni anche qualitative, c'è stata una grande accelerazione, la compressione dell'esperienza di tutto questo, quella che chiede la compressione dello spazio e del tempo. E altri autori invece provocatoriamente individuano in altri momenti l'inizio della globalizzazione, momenti molto simbolici. Un esempio è, secondo alcuni autori o autrici, la globalizzazione ha avuto inizio nel dicembre del 1968, in particolare la prima volta in cui è stata pubblicata, è diventata famosissima, l'abbiamo vista tutti, è stata scattata la prima fotografia della Terra vista dallo spazio. E in realtà esistevano altre fotografie della Terra in passato, ma questa è stata la prima foto scattata da un essere umano in carne ed ossa, una missione che era l'Apollo 8. E quell'immagine di quel puntino azzurro immerso nel cosmico ha avuto un impatto emotivo molto forte. Per la prima volta l'umanità si è preso coscienza del fatto che siamo tutti fratelli e sorelle, che popoliamo quella piccola isola in mezzo al nulla. Ed è il momento in cui è nato, secondo alcuni, immaginario globale. Tre autori imputano ad altri momenti epocali l'inizio della globalizzazione, che sono affrontati da altre discipline ci occupiamo comunemente al Dipartimento. Per esempio, la caduta del muro di Berlino è un momento che ha completamente cambiato la cosmogonia, il nostro modo di intendere il mondo. Perché prima si usava di scrivere il mondo come nell'articolazione primo, secondo, terzo mondo, e improvvisamente è sparito il secondo mondo, ne sono rimasti due, non si dice nemmeno più secondo mondo. C'è il primo, che ovviamente è quello ricco di noi privilegiati, e un terzo mondo. Quindi l'idea è che esiste un mondo ma ha una frattura. E in qualche modo studiosi di scienze politiche, relazioni internazionali, geografia nel nostro piccolo, studiamo questo, cerchiamo di capire l'articolazione di questa frattura, che ovviamente è molto più sfumata, che non immaginavo, che sembra sovrapporsi in qualche modo alla linea curva tracciata in questa immagine. E altri studiosi provocatoriamente imputano ad altri momenti la nascita della globalizzazione. Per esempio, un sociologo molto celebre sostiene che la globalizzazione ha preso la sua forma esplicita nel momento in cui per la prima volta è stata trasmessa in 90 paesi contemporaneamente in tutto il mondo la serie TV Dynasty, che è arrivata in Italia nel 1982. E mai prima d'ora uno stesso prodotto culturale aveva raggiunto contemporaneamente così tanti luoghi del pianeta. Ma quello che metteva in evidenza questo sociologo è un qualcosa che oggi sappiamo benissimo, ma per certi versi è ancora molto sottovalutato, e che quello stesso oggetto culturale assumeva significati completamente differenti in luoghi differenti del pianeta. E cioè il modo di intendere i buoni e i cattivi, le vicende, quella che chiamiamo la costruzione del discorso, il modo in cui si intendevano proprio gli accadimenti, e il modo stesso in cui si
usiamo questa parola, si performava, si prendeva forma la pratica del guardare Dynasty, è una cosa individuale, grandi famiglie estese, il modo in cui circolava i dibattiti sul giornale rispetto a Dynasty, era completamente differente. E questo apriva uno spazio sconfinato di possibilità di studio e di ricerca per chi si occupa dei fenomeni di cui ci occupiamo in questo dipartimento. C'è una dimensione anche esplicitamente politica nel modo di intendere, in quel caso specifico, le vicende di quella ricca famiglia di petrolieri italiani. La globalizzazione quindi non produce nulla di omogeneo, ma anzi è un'esaltazione delle differenze, della varietà, anche se ovviamente quel tipo di compressione dello spazio e del tempo produce anche forme di omogeneità, ma molto complesse. E studiare le traiettorie, le ragioni, le dinamiche, la mobilità in questo spazio globale è un compito fondamentale per chiunque si occupi di società. E in questo senso mi sento di dire che tutti noi in questo dipartimento studiamo in modo diretto o indiretto la globalizzazione. Faccio degli esempi sicuramente parzialissimi, ma da chi si occupa delle forme della vita religiosa, che sono sempre più frutto di ibridazione, al movimento delle idee politiche, alla diffusione a livello globale dell'ideologia e delle pratiche del neoliberalismo, i problemi dell'ambiente, tutto ha una forte dimensione che rimanda a questa circolazione globale dei processi che chiamiamo globalizzazione. Avere una visione complessa della globalizzazione, studiare la globalizzazione, permette anche un secondo passaggio che per noi molto importante, e cioè prendere coscienza del fatto che la globalizzazione non è condizione finale, una condizione storica finale, non è una cosa data. Non viviamo in un mondo globalizzato, è un processo continuamente aperto, in divenire, che prende forma attraverso conflitto, contrasti, è assolutamente aperto nel suo processo. E questo tipo di passaggio ci permette di distanziarsi anche da altre forme, altre pratiche della scienza, come le scienze naturali. Non è come la vela di Newton che cade sempre con la stessa traiettoria, ma la globalizzazione in un luogo potrebbe prendere forme estremamente diverse da un altro, e soprattutto, essendo un processo politico, possiamo anche immaginare di imprimere delle direzioni differenti rispetto alla globalizzazione. Questo ci insegna una idea di immaginare che ci siano delle alternative e permetterci di riflettere sulle possibili alternative rispetto alla globalizzazione, ci insegna un certo filone di pensiero sull'utopia, è un passo fondamentale per immaginare il cambiamento e restituire anche una potenziale dimensione trasformativa al tipo di ricerca che noi facciamo. Cioè ci permette di liberarci dalla schiavitù dell'immaginare che esista solo un mondo possibile, che è inevitabile, che stiamo vivendo, e ci permette anche di riuscire in qualche modo a sforzarci di vedere realmente un abbraccio di tipo platonico di questo tipo. Grazie. Questo intervento era molto evidente, una cosa che anche in interventi precedenti c'era, ossia che io non ho presentato nessuno per la disciplina che insegnava, ma l'ho fatto apposta, perché il messaggio è che questo è un dipartimento in cui c'è una notevole apertura tra le discipline, e per ragione sostantiva importante. Abbiamo degli oggetti che lo richiedono, che richiedono questa interdisciplinarietà, e credo che pochi oggetti, uno era certo la globalizzazione, ma pochi oggetti di ricerca come culture e differenze richiede proprio questa pluralità. La parola a Roberta Ricucci su questo tema. Grazie. Se devo dire che il collega Alberto Vanolo ha scatenato un dibattito online fra i fan di Dallas e i detrattori di Dynasty, ma ancora in corso dopo, insomma, penso oltre 30 anni dalla chiusura di queste due serie che forse sono state le prime grandi serie a cui si è appassionato il pubblico italiano. Ora, io parto da quest'opera
che ci riporta al tema religione, o meglio al tema religioni. Ho cercato di fare un'operazione leggermente diversa rispetto ai colleghi che mi hanno preceduto, ovvero cercare di declinare il tema religioni e in senso più lato quello del pluralismo e quindi delle differenze culturali, pensando a come questi temi intreccino i diversi settori disciplinari che coabitano e fruttuosamente interagiscono all'interno del Dipartimento di Cultura e Politiche e Società. Talora in maniera più attiva, altre volte meno attiva, lo dico perché la direttrice subito mi sta dicendo vabbè, vorremmo tendere a questo obiettivo, ancora c'è della strada da fare. E in effetti abbiamo ancora molti decenni davanti a noi di ricerche e di attività. Lo dico per rassicurare studenti e studentesse, saremo sempre noi, tranquilli anche nei prossimi anni. Bene, religione e religioni, ma anche ateismo, spiritualità, indifferenza religiosa. Ma l'opera ci invita a riflettere sul pluralismo religioso. Un tappeto persiano di rimando immediatamente comprensibile e associabile all'Islam, e qui senza alcune particolari indicazioni del tipo di Islam a cui questo tappeto possa rimandare, con la rappresentazione invece di un edificio appartenente ad un'altra tradizione religiosa, cristiana, cattolica, senza particolari altri dettagli. E il primo tema che voglio affrontare è quello delle pratiche, delle credenze e quindi dei valori religiosi e dell'identità religiosa. Si diceva prima la globalizzazione o le globalizzazioni hanno aumentato la circolazione di idee, hanno soprattutto aumentato la mobilità di uomini e donne, adulti e purtroppo spesso molti minori anche non accompagnati. Ecco, valori, credenze, trasformazioni dell'identità dal punto di vista religioso, che poi si espande su tutti gli ambiti della quotidianità, vengono guardati e affrontati innanzitutto in una prospettiva storica. Non lo dimentichiamo, allora siamo abituati a focalizzarci sul qui e ora e gli eventi più recenti internazionali ce lo ricordano, però esiste una prospettiva storica da cui possiamo apprendere, una prospettiva storica che intreccia diversi contesti territoriali, diversi contesti geografici in cui hanno preso forma esperienze di gestione della diversità religiosa, del pluralismo culturale, a cui possiamo quantomeno guardare. Possiamo apprendere, non lo sappiamo, o forse lo sappiamo perché ce lo dicono i politologi, ce lo dicono coloro che sono preposti per disciplina all'analisi delle politiche pubbliche, in prima battuta, ma non solo. Ma la dimensione storica, aggiungiamo quella antropologica, colleghi e colleghe ci hanno in questi anni, attraverso le loro ricerche e numerose pubblicazioni, resi edotti di quanto possa succedere in altri contesti territoriali, apparentemente molto distanti da noi, molto distanti da quel mondo di privilegiati cui si faceva accenno prima, possono offrire dei contenuti, degli sguardi, delle sollecitazioni da cogliere. Ovviamente non possiamo replicarli tout court nel nostro contesto, però possiamo quantomeno inserirli in una cornice differente e beneficiarne dal punto di vista della riflessione e del confronto scientifico. E poi da ultimo, ma messo per ultimo perché è la disciplina a cui appartengo, la sociologia. È chiaro che le credenze, delle pratiche, dell'identità, dei valori si occupa la sociologia e se ne occupano in tanti in questo dipartimento, lavorando sia insieme sia sviluppando reti e opportunità di ricerca e di collaborazione
con altri colleghi e colleghe all'interno della comunità di Unito, ma anche oltre Unito. È il tema dell'internazionalizzazione, di come molto in questo dipartimento è fatto guardando all'estero e cercando di rafforzare quelle che possono essere le collaborazioni positive in termini scientifici, ma anche in termini di opportunità di formazione, di training per la comunità studentesca, come anche per noi colleghi, è un altro dei trend che caratterizza il dipartimento. Ma lo sguardo storico, antropologico o sociologico ci aiuta anche a decostruire alcuni stereotipi sul pluralismo religioso e sul pluralismo culturale in senso lato. E in questa decostruzione saremo anche aiutati da nuovi colleghi che forse arriveranno, visto che adesso abbiamo anche aperto a settori disciplinari più legati alla psicologia sociale, quindi con uno sguardo attento a questi temi. Ecco, quello che spesso viene sottolineato è come questi comportamenti legati all'identità culturale, quindi anche l'identità del religioso, non sono cristallizzati, cambiano nel tempo, e in particolar modo quando guardiamo ad esempio alle rappresentazioni di quel pluralismo religioso che esita dai processi migratori, ci accorgiamo di come questa cristallizzazione venga immediatamente fuori. Faccio un esempio tratto da temi che mi sono più cari: i musulmani, e sono sempre solo i musulmani, non le musulmane, sono oltre a essere sempre giovani, quindi eternamente giovani, e vorremmo sapere insomma quale sia l'elisir di giovinezza che hanno i musulmani e tutti i migranti in genere, ma sono anche sempre tutti credenti, attivi e convinti, tutti pronti a frequentare i luoghi di culto. Sappiamo ovviamente che non è così e non possiamo aggiungere altri dettagli, ma lo sguardo storico, antropologico e sociologico ci aiuta, insieme alla psicologia, a decostruire questo. Però abbiamo anche altri sguardi sul pluralismo culturale. Intanto il pluralismo culturale, che non è una novità portata dalle migrazioni, e ben lo sappiamo, però è forse la cifra che più caratterizza, sotto l'aspetto insomma della riflessione, dell'interazione con la diversità, gli ultimi almeno 50 anni in Italia. Ecco, c'è il tema dell'accomodamento della diversità e quindi tutte quelle riflessioni che ineriscono in qualche modo la tutela dei diritti, che non è solo una questione da affrontare dal punto di vista giuridico, è una questione da affrontare anche dal punto di vista della sociologia politica, della sociologia comunicazione, di tutte quelle discipline che hanno a che fare con come in qualche modo amministrazioni a diverso livello, da quelle locali a quelle dell'Unione Europea, e qui penso ai colleghi internazionalisti che lavorano su questi temi, dicono o non dicono, soprattutto rispetto a come gestire richieste e tutela di diritti di quelle collettività che vengono dall'altrove, di quelle collettività le cui diversità aprono delle sensibilità oppure ci mettono di fronte a dei nervi che sono ancora molto scoperti. E quindi vado avanti perché insomma qui il tempo corre. La sfida poi della diversità nei quartieri. E il tema qui è quello della coesione sociale, ma il tema è anche quello della conflittualità all'interno dei quartieri, il tema della riqualificazione delle strutture architettoniche e urbanistiche, ma anche di quelle che possono essere le opportunità dal punto di vista economico di una riqualificazione e della presenza di strutture legate a religioni altre. Esempi brillanti in Olanda e in altri paesi del nord Europa ci dicono che la costruzione di moschee, per esempio, in un quartiere è stata un volano per lo sviluppo di quel quartiere, per l'indotto in termini di librerie, in termini di caffè, in termini di attività commerciali altre che produce. E anche su questo, quindi dal punto di vista della trasformazione di un territorio, della sua sostenibilità, ma del suo impatto economico, all'interno del Dipartimento abbiamo numerose discipline che possono scendere
in campo. Però il religioso, la diversità culturale si intreccia con tantissimi altri temi di ricerca. Penso al mercato del lavoro e quindi a come gestire richieste di accomodamento e di tutela dei diritti del tempo della, dell'identità religiosa e della pratica religiosa. Pensiamo agli aspetti della salute e quindi a come sia l'accesso alla tutela della salute, ma anche a quei temi che per ora ci paiono lontani in termini di un ragionamento guardando al pluralismo culturale. Penso al fine vita, penso alle questioni della bioetica, penso alla procreazione medicamente assistita e a come questa si intrecci con chi proviene da universi culturali differenti e ha nel proprio bagaglio e proprio nell'identità religiosa magari un approccio diverso da gestire e su cui forse dobbiamo intervenire anche in termini di formazione. E poi gli universi linguistici, sia in termini di traduzione e di gestione delle lingue altre di cui le diverse collettività sono portatrici, ma anche la lingua intesa come comunicazione e quindi come mezzo attraverso cui facciamo passare alcuni contenuti. Quindi il tema dell'opinione pubblica, il tema del comportamento elettorale, di quelle che sono le intenzioni di voto, di nuovo a livello locale ma anche a livello europeo. Abbiamo nel Dipartimento diversi lavori al nostro attivo ad ogni tornata elettorale che riguarda il livello più alto, ovvero quello dell'Unione Europea, come anche quello delle elezioni politiche. Quindi multiculturalismo, pluralismo culturale, pluralismo religioso all'interno è una sola delle tante sfaccettature del pluralismo culturale, è un tema affrontato da tutte le discipline presenti nel Dipartimento. Spero di non averne dimenticata alcuna, mi scuso con le discipline di qualche collega o collega che non ho menzionato, chiudo dicendo che tutte queste prospettive, tutte le diverse, i diversi approcci utilizzati per guardare al tema del pluralismo sono anche parte di almeno tre ulteriori aspetti all'interno del nostro Dipartimento. In primis i centri di ricerca, centri di ricerca che aggregano membri del Dipartimento in vario modo, a geometria variabile, sviluppando quello sguardo interdisciplinare e pluridisciplinare che è una delle caratteristiche del nostro Dipartimento. Poi l'insegnamento, tutti noi portiamo nei corsi di insegnamento, quindi portiamo in aula il modo con cui guardiamo, leggiamo i fenomeni di cui i quadri ci danno una sollecitazione. E infine le attività di public engagement e di terza missione, che sempre di più connotano la relazione fra CPS e il mondo esterno. Grazie. Grazie. Il tuo intervento ci ha mostrato anche bene un tratto comune a tutti i temi che sono stati evocati in questa giornata, che esigenza che tutti noi abbiamo di conoscere dei fenomeni, ma poi anche individuare come intervenire sulle criticità, sui problemi che presentano questi fenomeni. E quindi Luigi Einaudi diceva conoscere per decidere. Grazie a tutti e speriamo di rivederci di nuovo. Grazie all'arte.